eccessiva che comunque viene a sua volta amplificata dal tasso di umidità, come al solito elevata. Questa città che sembra a volte il distretto federale messicano in quanto a temperatura esterna e anche in quanto a fauna, a volte un enorme caravanserraglio pieno di gente di tutte le etnie, di tutti i colori di pelle, di tutti i credo religiosi e politici. Voglio darvi uno scorcio del Naviglio. Pochi stanchi ciclisti e podisti che si sentono di sfidare questa giornata di sole, sia pur ventilato. Come vedete, il traffico non è impossibile, ma non è neanche rarefatto come nelle estati di 10 anni fa, quando ad agosto si creava il deserto di asfalto e Milano era veramente godibile ad attraversarla in macchina o in bicicletta o a piedi, in lungo e in largo. Si riusciva a vedere il vero volto della città, che normalmente durante il corso dell'anno non era possibile scorgere, perché il traffico è impossibile. File e file lungo i viali della città, ore e ore di attesa, milioni di litri di benzina sprecati, anidride carbonica iosa emessa nell'aria, è impossibile diluirsi. Fuori sui marciapiedi famiglie con bambini nei passeggini ad altezza di scappamento. E lo credo bene che poi c'è un aumento dei tumori ai polmoni nei non fumatori. Tutto quello che respiriamo quasi quasi conviene fumare sigarette. Stamattina i pensieri non mi sono nitidi in testa, perché mi sono appena alzato e io ci metto un po' a carburare. Si diceva che Aldo Moro prima delle 11 di mattina non riuscisse a formulare un solo pensiero lucido. Beh, io sono peggio. Io sono quasi come Bukowski, che prima dell'una non riesce a connettersi col proprio cervello, e a volte anche dopo l'una, ma questa è un'altra storia. Sto andando alla Feltrinelli di Piazza Duomo a comprarmi un libro di Walls, che manca nella mia collezione di Bibliofilo. Ma vi voglio dare un'altra vista delle strade di Milano, di questo paesaggio oggi semidesolato, ma come ripeto tutt'altro che deserto. Sono fermo al semaforo di questa città che a volte mi ricorda Blade Runner, quel famoso film con Harrison Ford tratto da un romanzo di Philip Dick. E tra parentesi, poi Dick
in inglese o in americano non significa minchia. Quindi praticamente Filippo Minchia. Però grande scrittore. Uno dei suoi migliori libri è Confessioni di un artista di merda. Non male, direi, l'ho letto di recente, è abbastanza scorrevole. Proposto in edizione economica a 5,90 euro. Dicevo, a volte questa città sembra Blade Runner perché tutti i semafori sono telecamerizzati e qualsiasi infrazione viene registrata, e in men che non si dica ti arriva a casa una multa di 200 euro con punti che ti vengono tolti per la patente. Che diciamo, per una persona normale è un importo ragguardevole. Se ne becchi 2 o 3 al mese puoi dire addio alle tue capirigna e forse anche alla pasta alla carbonara. È il momento di parcheggiare. All'ultimo momento mi sono accorto e ho frenato, ma ho fatto in tempo. Sulla corsia centrale di questa Viale Cassala, motorini e autobus della circolare 90 e 91, destra e sinistra. Una delle linee, come dire, più interessanti dal punto di vista antropologico. Vediamo che succede. Più riposante, più veloce, meno stressante. Non nascondo di trovare un certo nervosismo quando gli altri anni potevo andare tutto in vacanza da poco. Mentre quest'anno evidente segno di una crisi strutturale. La città non è per niente vuota. Sì, ovviamente molti negozi sono chiusi, ma tanta gente fa le ferie a casa, rinchiusa, con le tapparelle abbassate, prendendo il sole sugli spalti dell'Olimpiade guardata in televisione e nascondendo ai parenti il fatto di essere rimasto a casa. Ecco, adesso entro nella bocca della fermata.